vlog inizia di sabato. Sabato pomeriggio iniziamo questo ennesimo vlog ed iniziamo trasformandolo in haul, perché stamattina sono uscita, ho fatto un po' di acquisti e vi faccio vedere, niente di particolare speciale, ma mi piace condividerlo con voi. Allora, sono andata, dovete sapere che sono giorni che giro per negozi perché cercavo qualcosa d'abbigliamento così easy, ma non ho mai trovato niente. Cioè, non mi piace niente della moda di quest'anno. Paradossalmente trovavo più cose l'anno scorso quando ero più e non ora che sono più magra. Comunque, stamattina fortunatamente qualcosina ho trovato da Piazza Italia e dai cinesi. Intanto ho comprato due reggiseni sportivi. Io reggiseni e reggiseni sportivi li compro solo dai cinesi perché mi trovo bene. Sono fatti in questo modo, questo è così semplice. Vedete, sono due diversi, sembrano uguali ma sono diversi, e questo invece all'incrocio qua tiene un pochino di più. Non ce n'erano due uguali, quindi li ho presi così. E poi ho trovato questi pantaloni che sono davvero molto carini. Vedete, sono così, sono un tessuto tipo lino. Adesso in trasparenza, con la luce li vedo trasparenti, sono corti sopra la caviglia, hanno le tasche, sono pantaloni culisse semplicissimi, molto molto comodi e direi anche freschi. Infatti c'erano anche di altri colori, non so se ne vado a prendere un altro, ma vorrei trattenere questa mia mania di comprare le cose uguali di colori diversi, vediamo se ci riesco. Poi avevo bisogno di ciabatte per stare a casa e ciabatte per andare al mare. Per andare al mare ho preso delle semplici infradito, le ho prese da Pittarosso, sono queste di De Fonseca. Le ho prese in rosa, c'erano rosa e bronzo, ho preferito il rosa. E invece per stare in casa, no, non mi dite niente, non sono belle, ma credo che saranno molto... No, in realtà sono carine, forse il modello è un po' una schifezza, però comunque sono queste e ho preferito prenderle con un po' di rialzo qui perché le infradito, le scarpe flat mi danno noia alla schiena, mi fanno venire il gonfiore, quindi queste le metterò solo ed esclusivamente sulla spiaggia, queste invece per stare in casa credo che siano abbastanza comode. C'erano in nero ed erano bruttissime, sempre però questa stampa floreale. Poi c'erano nei toni dell'azzurro, però non mi piaceva perché c'erano, non mi piacevano perché c'erano le margherite, quindi c'era anche del giallo. E insomma, ho preso queste lì là. E poi da Piazza Italia ho cercato di prendere colori in realtà poi il predominante è solo uno. Ho preso questi shorts, aspettate che sono chiusi, cioè sono aperti, ve li faccio vedere chiusi, ecco qua, shorts, vabbè, un'altra volta poi, ecco, adesso dovrebbero essere chiusi, questi shorts in fucsia, magenta più che fucsia, eccoli. E questi ho dovuto prenderli taglia 48, in realtà credo che sarei entrata anche nella 46, però non mi piaceva che poi mi stavano troppo aderenti, ho preferito prenderli della taglia più grande, di modo che stanno più larghi e più comodi e anche un po' più lunghi, altrimenti sarebbero stati troppo corti. Anche questi c'erano anche in nero, ma se mi devo sforzare a non vestirmi di nero, mi sforzo. Poi ho preso questa magliettina semplicissima. Questa invece è una M, è una M, vero? Sì, alla fine ho preso la M perché mi sembravano troppo grandi, e qua è molto semplice. In realtà sembra rossa adesso a voi, mi sa, però è anche questa, è più un corallo che un rosso, è un rosso diverso quello che vedete voi. Vedete, è una maglietta semplice, una semplice t-shirt. Poi ho preso tutte canotte perché proprio era quello che cercavo. Aspettate che le prendo tutte. Ecco, queste le ho prese due modelli, colori diversi, perché vabbè, la canotta semplice, proprio semplice. Anzi, questa è un po' particolare che ha la cerniera, vedete, l'ho presa in fucsia. Si sta scaricando la batteria, aspettate che la cambio. Rieccomi, eravamo rimasti alle canotte. Allora, uno è questo modello
di canotta semplicissima. Fortunatamente non è molto corta perché c'erano tutte crop. E la particolarità è la cerniera, stavo dicendo, e mi pare che di questa ne ho prese due. Una è questa, sì, e poi nera perché la canotta nera, ci vuole sempre, soprattutto in quei giorni in cui io mi sento gonfia. L'altro modello è ancora più semplice, proprio questa. L'ho presa bianca e nera. Eccola qua. E adesso andiamo a buttare tutto in lavatrice. Dopodiché pranzo, io oggi devo scappare, devo uscire via prestissimo perché la mia allieva Rebecca, che è quella che fa con me TikTok, oggi ha uno stage di danza e mi fa piacere accompagnarla. Entriamo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, esco, con il giornale, sette, chiudo, otto. Entravamo senza il giornale, tutti quanti insieme, nei nostri posti, e da qua c'è il pezzo. Allora, lo spieghiamo, sì. Apro, uno. Ora, il braccio destro va sulla spalla sinistra, e ci fermiamo in diagonale con la gamba destra. Adesso, il braccio sinistro si apre, apro e guardo il braccio destro. Ci siamo qui? Buongiorno, è lunedì mattina, weekend totalmente passato a fare il nulla e difatti, vedete questa montagna che c'è qui? Questa è tutta roba da stirare. Ho fatto le lavatrici, ma me ne sono totalmente fregata di stirarle. Adesso mi toccherebbe farlo, ma credo che lo farò dopo perché stamattina voglio chiudermi in craft room e lavorare. Però prima, aspettate che vi poggio qui. Aspettate, arrivo, eh. Prima di mettermi all'opera vi faccio vedere, visto che già abbiamo iniziato questo vlog come una sorta di haul, vi faccio vedere l'acquisto che ho fatto ieri al centro commerciale. Sono andata da Decathlon e ho comprato le magliettine, le canotte queste sportive, così, in questo tessuto tecnico che si asciuga subito, ne avevo bisogno, quindi ne ho prese un po'. Queste costano 3,99 euro, pochissimo. Ho preso questa che è sull'arancio fluo. Ovviamente i colori fluo in camera vengono sempre distorti. Poi ho preso questa che è realmente carta da zucchero, bellissima. Ho preso questa fucsia. Eccola qua. E poi la classica nera. C'erano anche altri colori ed ero tentata di prenderli perché così, soprattutto adesso che fa caldissimo, magari ne cambio anche due nella giornata lavorativa, ero tentata di prendere gli altri colori, ma erano troppo smorti, erano colori pastello. Addosso sarei sembrata morente. E quindi ho evitato. Adesso mi do una sistemata perché così non riesco a vedermi e poi vado in craft room a lavorare. Loro aspettano fino a oggi pomeriggio, mi sa. Buongiorno, siamo giunti al martedì, sono le 9 del mattino e io sto già uscendo perché ho delle spese da fare e preferisco farle in prima mattinata così poi dopo posso tornare a casa e lavorare. Non ho ancora stirato, non c'ho proprio voglia. Vediamo, boh, vediamo quando lo farò. Oggi fa caldissimo, oggi è davvero una giornata molto calda, credo che tra poco sarà anche il momento in cui non mi trucco più, non mi trucco più perché non si può. Devo andare a cercare delle scarpe che siano adatte per ballare alle serate quest'estate, quindi non la voglio aperta, perché ho il terrore di farmi male ai piedi con le scarpe aperte, ballando con le scarpe aperte. Mi piacerebbe leggera, flessibile, scarpa da tennis, però mi piacerebbe che non fosse una scarpa da tennis. Vediamo se riesco in questa impresa. Dubito fortemente, ma proviamo. E dopodiché, vabbè, torno, noi ci vediamo dopo, vediamo se riesco, faccio qualche ripresa in giro, ma voi lo sapete che poi mi vergogno da morire e il più delle volte non ne faccio, quindi non lo so. Ci vediamo dopo.
Stamattina siamo al mare. Io sto vloggando, eh? Stamattina siamo al mare con Giorgio. Aspetta, ve lo faccio vedere qua. Dov'è? Non lo trovo. Perché dobbiamo registrare. Dove sei? Ah, eccolo qua. Siamo pronti per registrare. Ed eccomi a casa. Come avete visto dallo spezzone prima, stamattina sono stata giù al mare, a Lido, dove balliamo di solito d'estate, per registrare uno dei video del canale di Giorgio. Quindi sono stata all'aperto, poi sono tornata e mi sono chiusa qui in craft room a lavorare. Che vi avevo detto all'inizio di questo video? Che volevo cercare di combattere questa mia mania di comprare le cose uguali in colori diversi. Ho preso la maglietta anche in verde. La stessa maglietta fucsia che avevo fatto vedere all'inizio del video, poi alla fine sono andata a prenderla anche in verde, perché è una maglietta che mi piace tanto, mi piace come mi sta. Mi piaceva anche il verde, in realtà, quando l'ho comprata. Tra il fucsia e il verde ero un po' indecisa, poi avevo optato per il fucsia e sono tornata e ho preso anche il verde. Vi faccio vedere al volo una piccola anticipazione, aspettate, di quella che sarà la mia agenda, e cioè una delle copertine. Ad ora dovrebbe essere una delle copertine, ecco qua la mia anticipazione del giorno. Sono stata qui a lavorare, a finire i disegni, ci sono quasi. A giugno uscirà la nuova mia agenda sicuramente, quindi capite che sto lavorando tanto a questo. Adesso però io mi metto ad editare questo video, così lo posso chiudere. Sì, credo di avere abbastanza materiale e credo che voi lo vedrete oggi, stasera, giovedì, che è giornata in cui di solito non pubblico video, però vorrei fare questa prova di pubblicare lunedì e al giovedì, invece che lunedì, mercoledì e venerdì, perché tanto non ci riesco. Poi non lo so, perché mi viene anche la voglia di dire magari durante l'estate pubblico tutti i giorni, però poi so che non ce la faccio, insomma, come al solito prendetemi così come vengo, quando arrivo, arrivo. Niente, vado a editare, sì, perché lo voglio chiudere prima dell'ora di pranzo, così dopo pranzo e pomeriggio posso andare a lavorare tranquilla. Ci vediamo dopo in chiusura del video. E ci ritroviamo come al solito qui alla fine del video, davanti all'editing del video stesso, per i saluti finali. Questo vlog, in realtà mi sono resa conto che è più un haul che un vlog, ma va bene lo stesso, vero? Chiudiamo qui questo video, facciamo questa prova di pubblicare al giovedì, vediamo come va. Vabbè, tanto male che va, lo vedete domani, che è venerdì, se siete abituati a vedere il video di venerdì. Detto ciò, io spero come al solito di avervi intrattenuto piacevolmente per qualche minuto. Se siete passati da qui, vi ricordo di lasciare un commentino così che io possa salutarvi. Per questo video è tutto, se vi va ci vediamo al prossimo video, vi mando un grosso bacio, ciao!